Rapporto di sostenibilità del polo industriale di Siracusa 2018, dinamiche economiche e industriali. Alla via il rapporto dello sviluppo industriale sul nostro territorio, ricco di aspettative di sviluppo energetico, con 10 aziende che hanno redatto la storia del polo industriale di Priolo, Melilla e Augusta. Il convegno di oggi sancisce un avvenimento unico nella sede del CIAPI e del primo rapporto di sostenibilità del polo industriale di Siracusa. Si è parlato di sviluppare dinamiche economiche e industriali, performance ambientale e sociale del polo industriale in continua evoluzione con i propri stakeholder. Il 2018 ha rappresentato un anno chiave per definire i lineamenti strategici dei prossimi anni e l'orientamento con cui affrontare le sfide di lungo periodo con l'obiettivo di realizzare un programma di maggiore qualità. Il rapporto di sostenibilità del polo industriale di Siracusa costituisce una assoluta novità per il territorio e avvia un grande progetto di comunicazione al fine di dare risposte ad una comunità che chiede informazione e trasparenza. Il nostro compito non si esaurisce con questa pubblicazione, poiché fin da adesso contiamo di accogliere suggerimenti e osservazioni di cui terremo conto sin dalla prossima edizione del rapporto. Un confronto che deve avere come obiettivo condiviso un ulteriore progresso sostenibile. Così la presentazione del Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona del primo rapporto di sostenibilità del polo industriale di Siracusa elaborato da Confindustria Siracusa e dalle 10 maggiori aziende del polo industriale di Priolo, Melilla e Augusta, che è stato presentato nel pomeriggio alle 15.30 nella sede del CIAPI di Priolo. Dopo i saluti di Natale Zuccarello, commissario straordinario del CIAPI, Filippo Romano, viceprefetto vicario di Siracusa, Edi Bandiera, assessore dell'agricoltura, sviluppo rurale e pesca della regione siciliana, Ruggero Razza, dell'assessore della salute della regione siciliana, Girolamo Turano, assessore alle attività produttive, ha introdotto i lavori il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona. Il vicepresidente di Confindustria Siracusa con delega alle responsabilità sociali d'impresa Sergio Corso ha presentato il rapporto di sostenibilità 2018. A seguire Salvo Adorno, professore di storia contemporanea dell'Università di Catania, Rossana Revello, presidente del comitato tecnico RSI Confindustria, Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia. Le conclusioni sono state del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Con tutte le zone industriali deve esserci un rapporto costruttivo. Noi abbiamo messo da parte alcune decine di milioni di euro per darle proprio alle zone industriali. Abbiamo detto alle associazioni degli industriali, a Confindustria, che abbiamo riunito più volte a Palermo, diteci di quale risorsa avete bisogno, portateci i progetti e noi ve li finanziamo. Non è un problema di risorse finanziarie per gli investimenti, dobbiamo far tornare le aree industriali efficienti come erano una volta. Questo vale per Palermo, vale per Catania, vale per Siracusa. Al tempo stesso dobbiamo augurarci una nuova politica improntata alla sostenibilità, quindi al rispetto dell'ambiente. Chiuderemo, spero, la prossima settimana la contabilità speciale con lo Stato per completare l'azione delle bonifiche, perché le bonifiche, come sapete, furono iniziate ma non furono mai completate. E la cosa più grave è che non abbiamo trovato neanche il fascicolo su questa contabilità. Ecco qual è la cosa più drammatica. Negli anni passati poteva accadere anche questo. Ora è chiaro, come primo rapporto sostenibile industriale è un appuntamento importante. Sì, io sono contento che Confindustria abbia avuto questa iniziativa, aderiamo con tanto piacere. Se riusciamo a guardarci non più come antagonisti ma con spirito di collaborazione, io sono convinto che presto i risultati arriveranno. Gli industriali contestano il piano dell'aria, dicono che è troppo rigido e obsoleto, hanno presentato ricorso, c'è possibilità di intervenire per andare incontro alle richieste? Perché ci possiamo confrontare quanto vogliamo, l'importante è che decidiamo un termine oltre il quale non possiamo andare. In Sicilia, quando non si vuole fare una cosa, si dice istituiamo un tavolo. Questo scrivetevelo in fronte. Invece già se l'è scritto, benissimo, bravo il collega. Dopodiché dobbiamo capire, istituiamo un tavolo, bene, e dopo 24 ore lo chiudiamo. Quindi confrontiamoci, ascoltiamo le esigenze degli industriali, può darsi che ci sia qualcosa da rivedere in quel piano, lo si rivede. Dobbiamo agire in un criterio, in una cornice di sostenibilità ambientale. Questa è una zona che ha pagato un prezzo molto alto per le distrazioni e le disattenzioni dei privati e della politica. Adesso dobbiamo voltare pagina. Quindi ben volentieri io sono felice di poter incontrare la delegazione degli industriali
per capire se e come dobbiamo rivedere il piano e se c'è qualcosa da correggere. Grazie Presidente. Oggi un importante convegno organizzato da Confindustria per quanto riguarda il primo rapporto di sostenibilità industriale nella provincia di Siracusa. Presidente Bivona, vi siete superati un importante progetto, questo è appunto che state presentando oggi pomeriggio con la presenza del Presidente della Regione Musumeci. Ecco, è un importante passo avanti verso un cammino che noi speriamo si inneschi e che sia virtuoso per quanto riguarda un contatto ed un dialogo costante con il territorio basato sulla trasparenza, sulla correttezza delle informazioni. A noi piace dialogare e confrontarci con tutti su dati scientifici che sono quelli che emergono oggi da questo rapporto di sostenibilità. Grazie alla lungimiranza e alla capacità per la prima volta, come ha detto lei, nella storia che le più grosse aziende del polo industriale siracusano hanno trovato la forza e la volontà di legarsi insieme nella consapevolezza che gli effetti sul territorio non è delle singole aziende ma è del complesso delle singole aziende e quindi un rapporto di sostenibilità dell'intero polo industriale di Siracusa. Insomma, un investimento notevolissimo, quello che è stato fatto, sacrifici enormi da parte delle imprese, delle industrie affinché naturalmente diano risposta al territorio. Ma no, è enorme, è una giusta considerazione che le imprese che oggi insistono nel territorio danno valore alla responsabilità sociale di imprese. Uno dei capisaldi di questo ruolo di responsabilità sociale è proprio la capacità di interloquire, la capacità di esporre le proprie performance e la capacità anche di proporre degli obiettivi di miglioramento perché migliorando si va avanti tutti insieme, non ci siano né vincitori né vinti, ma cresce l'impresa, cresce il territorio, se non cresce l'impresa non cresce il territorio e viceversa.